Ciao, sono Paxi e vengo da un pianeta lontano. Sono venuto sulla Terra per incontrarvi e raccontarvi delle mie avventure nello spazio. Siete pronti per esplorare il vostro sistema solare? Oh, adoro guardare le stelle! E non mi meraviglio che anche a tanti di voi piaccia farlo. Ma non sarebbe più interessante guardare le cose dallo spazio? Venite, si parte! Questa è la Terra, il vostro pianeta. Vedete che una metà è illuminata mentre l'altra è in ombra? La Terra gira. Dunque, la metà che guarda il Sole è chiara e in quella parte è giorno. Mentre l'altra metà non vede il Sole, quindi è buia e lì è notte. Ci vogliono 24 ore perché la Terra compia un giro completo, un giorno intero. Guardate, c'è la Luna che ruota intorno alla Terra, o come si dice da noi, che orbita intorno alla Terra. Sapevate che la Terra, mentre gira, ruota anche intorno al Sole? La Terra e la Luna stanno sempre insieme. La Terra impiega un anno intero a fare un giro completo intorno al Sole. Ora ci avviciniamo al Sole, ma non troppo. Non vorrei che prendessero fuoco di nuovo le mie antenne. È già successo. Uff. Il Sole è la nostra stella. È caldissimo e ci dona luce e calore. Vedete, la Terra non è sola. È una degli 8 pianeti che orbitano attorno al Sole. Andiamo a guardarli meglio. Quei 4 piccoli pianeti rocciosi più vicini al Sole sono Mercurio, Venere, la Terra e Marte. Mercurio è vicinissimo al Sole ed è il pianeta più piccolo del Sistema Solare. Venere è davvero molto, molto calda. L'aria lì è densa e pesante. Per gli esseri umani è velenosa. Meglio che mi allaccio stretto il casco, perché quell'aria fa molto male anche a me. Abbiamo già visto la Terra, il pianeta dove abitate voi. La Terra è speciale, sapete? È l'unico pianeta del Sistema Solare coperto di acqua allo stato liquido, con fiumi, laghi e oceani. E l'unico pianeta dove c'è vita nelle forme che conosciamo. Marte è coperto di una polvere rugginosa che gli dà quel colore particolare rosso-arancio. Ecco perché lo chiamano il pianeta rosso. Forse anche là c'era acqua, però molto, molto tempo fa. Guardate da quella parte. Più in là, oltre Marte, ci sono tanti pezzetti di roccia. Li chiamano asteroidi e ce ne sono milioni. Formano la cintura asteroidale e anche loro orbitano attorno al Sole. Più lontano dal Sole si trovano 4 pianeti enormi, molto, molto più grandi della Terra. Sono Giove e Saturno, i giganti di gas, e Urano e Nettuno, i giganti di ghiaccio. Ecco Giove, il più grande pianeta del vostro sistema solare. È bello con quelle scie di gas colorate, vero? La grande macchia rossa che vedete è una tempesta, così grande che potrebbe includere 2 pianeti grandi come la Terra. Sapevate che molti pianeti hanno delle lune, proprio come la Terra? Giove, ad esempio, ne ha più di 60. Ora guardate Saturno, con quegli anelli spettacolari. Sono fatti di miliardi di pezzetti di ghiaccio, roccia e di polvere. Urano e Nettuno sono pianeti molto freddi e tempestosi. E io sicuramente non ci passerei le vacanze. Ecco, abbiamo visto tutti i pianeti del vostro sistema solare e alcuni asteroidi. Ora cosa facciamo? Siete curiosi di vedere altre cose? Allora allontaniamoci ancora un po' dal Sole. Qui fa proprio freddo ed è anche buio. Ehi, guardate! C'è Plutone, un pianeta nano. Oh, e quei cosi scuri cosa sono? Sembrano palle di neve giganti molto sporche. Guardate, ne sta arrivando una nella nostra direzione. Ora ho capito, è una cometa. È fatta di roccia e ghiaccio. Vi sembrerà che assomiglia agli asteroidi che abbiamo visto prima. Invece devo dirvi che è tutta un'altra cosa. Questa cometa si sta dirigendo verso il Sole. La prossima volta ne seguiremo una insieme per vedere cosa succede. Ecco, avete visto il vostro sistema solare. Una stella, il Sole, 8 pianeti, oltre 100 lune e milioni di asteroidi e comete. Che posto fantastico!